Pratica a coppie. Questa pratica è ispirata a un giorno in cui, passando davanti a un campo di grano maturo, ho visto il vento che muoveva le spighe, che come un grande mare si lasciavano muovere tutte insieme dal vento. E tra le spighe dorate c'erano alcuni papaveri che danzavano la stessa danza. Papaveri e spighe nell'unico flusso del vento e della vita. Concediamoci quindi di prendere ispirazione da questa danza per fare qualcosa del genere a coppie anche noi. Scegliamo un compagno, una compagna con cui praticare. Mettiamoci seduti a gambe incrociate su un cuscino o per terra su un materassino, oppure seduti anche diversamente se non fosse possibile mettersi a terra. L'importante è che stiamo l'uno di fronte all'altra, a una distanza tale per cui, tenendo le braccia piegate, possiamo portare i palmi delle mani in avanti e riuscire a toccare le mani dell'altra persona. Quindi assestiamoci un po' nella posizione, teniamo il busto eretto ma non rigido, le spalle morbide, gli occhi chiusi. E iniziamo a portare l'attenzione all'interno. Ciascuno di noi, chiudendo gli occhi, porta l'attenzione all'interno di sé. Diveniamo consapevoli delle sensazioni di contatto del corpo con le superfici di appoggio, con il suolo, con la seduta. Diventiamo consapevoli delle sensazioni di contatto degli abiti con la pelle, diventiamo consapevoli del contatto delle parti del corpo che si toccano, l'una con l'altra, le mani tra loro, le mani con le gambe, il labbro superiore con il labbro inferiore. Diveniamo consapevoli delle sensazioni che ci procura l'aria sfiorando le zone scoperte del corpo, le mani, la pelle del viso. E un po' alla volta diveniamo consapevoli anche delle sensazioni che l'aria ci procura entrando ed uscendo dal corpo con il respiro spontaneo. Sentiamo la carezza dell'aria all'interno del naso. Entrando ed uscendo dal corpo. Sentiamo l'onda del respiro che inonda il corpo. Inspiriamo, sentiamo l'aria che fa alzare il petto e gonfia la cassa toracica. E sentiamo il petto abbassarsi, la cassa toracica svuotarsi mentre l'aria esce con la espirazione. Sentiamo l'addome che si espande e si contrae al ritmo del respiro.
e sentiamo tutto il corpo che respira. La pelle del corpo che si gonfia e si sgonfia al ritmo del respiro. Il corpo nel suo insieme che si gonfia e si sgonfia al ritmo del respiro. Tutto insieme, fino alla pelle. E per un po' lasciamo che la nostra attenzione riposi sulle sensazioni che il respiro ci procura, focalizzando l'attenzione su una singola zona del corpo o sul corpo nel suo insieme, a nostra scelta. L'aria che entra, l'aria che esce e le pause tra una inspirazione ed una espirazione, tra un respiro che finisce e il nuovo respiro che inizia. E adesso guardiamo il nostro compagno, apriamo gli occhi e stabiliremo che uno dei due si chiamerà Spiga Dorata, e l'altro si chiamerà Papavero Rosso. Proviamo a decidere insieme, anche così, senza parlare, chi dei due è Spiga Dorata. E trovato un accordo, quando la scelta è stata fatta concordemente, concediamoci di eseguire quelle che saranno le indicazioni per Spiga Dorata, quando verranno date a Spiga Dorata, e le indicazioni per Papavero Rosso, quando verranno date le indicazioni per Papavero Rosso. E ora Spiga Dorata, con le braccia piegate, protende i palmi in avanti rivolti verso l'alto. E Papavero Rosso, ugualmente piegando le braccia, appoggia i palmi delle sue mani sui palmi di Spiga Dorata. E chiudiamo gli occhi. E per un po' restiamo semplicemente così, a percepire le sensazioni che emergono nel corpo dal semplice contatto dei palmi delle mani con i palmi delle mani del nostro compagno, della nostra compagna. E adesso Spiga Dorata comincerà a muovere i palmi delle mani, conducendo in questo movimento i palmi delle mani di Papavero Rosso, come se ci fosse una specie di danza dove Spiga Dorata guida Papavero Rosso che segue il movimento. Come se fosse una danza, come spighe e papaveri mossi dal vento che danzano insieme.
Ma questa danza ora segue il movimento deciso da Spigaderata e Papavero Rosso si affida alla sua guida e segue. Sempre ad occhi chiusi, manteniamo il contatto. E lasciamo che questo movimento si faccia via via sempre più ampio, più fluido. Mantenendo il contatto. E mantenendo l'attenzione anche sulle sensazioni fisiche che si sviluppano nel contatto tra le mani e nel movimento. E se arrivano pensieri che distolgono la nostra attenzione dall'esperienza, proviamo semplicemente a notare di cosa si tratta. Immagini, parole, critiche. Prendiamone nota e riportiamo l'attenzione alle sensazioni che ci sono qui nei palmi delle mani, mentre seguiamo questo movimento. E se emerge qualche emozione di cui siamo consapevoli, proviamo anche a nominare mentalmente l'emozione che ci fosse in questo momento. Un po' dentro di noi, un po' insieme all'altro, in questo gioco comune. E ora ci fermiamo, portiamo le mani sulle gambe, ognuno di noi sulle sue gambe, per qualche momento restiamo semplicemente in contatto con tutto ciò che c'è in questo momento dentro di noi, ad occhi chiusi. Che pensieri ci sono? Che sensazioni fisiche? Che emozioni? Com'è il ritmo del nostro cuore in questo momento? Com'è il ritmo del nostro respiro? Ed ora, un po' alla volta, concediamo a Spigaderata e Papavero Rosso di riprendere la danza delle mani, invertendo i ruoli.
A questo punto sarà Papavero Rosso a guidare la danza e quindi a mettere le braccia piegate con i palmi delle mani in avanti, rivolte verso l'alto, e Spiga Dorata, piegando le braccia e portando i palmi in avanti, appoggerà i palmi delle sue mani sui palmi di Papavero Rosso. Papavero Rosso condurrà il movimento e Spiga Dorata lo seguirà tenendo i palmi delle sue mani a contatto con i palmi di Papavero Rosso. Andiamo. Molto bene, e adesso possiamo anche fermarci, sciogliere il contatto delle nostre mani con quelle del nostro compagno, della nostra compagna, poggiarle sulle nostre gambe o in grembo, e per un po' semplicemente ciascuno a occhi chiusi può prendere consapevolezza, può prendere coscienza di quelle che sono in questo momento le sensazioni che ci sono nel suo corpo,
il tipo di pensieri che ci sono in questo momento e le emozioni che ci sono in questo momento. Molto bene, ora apriamo gli occhi e poniamo i palmi delle mani in avanti, non rivolti verso l'alto o verso il basso, ma rivolti verso il nostro compagno, la nostra compagna, in maniera tale che possiamo tenere i palmi a contatto con quelli del nostro compagno e della nostra compagna, tenendo i polsi piegati, avambracci protesi in avanti e semplicemente stando così. Possiamo anche guardare per un momento, no, il viso del nostro compagno, della nostra compagna, come a avere un contatto oculare che ci consenta anche una sorta di accordo prima di cominciare una danza ad occhi chiusi, in cui nessuno dei due guiderà l'altro, ma ci sarà un accordo tacito, tale per cui il movimento, il tipo di movimento che ci sarà, sarà concordato. Lo faremo di comune accordo, ad occhi chiusi, senza parlare, semplicemente lasciando che le nostre mani trovino tra loro un accordo sul tipo di danza che intendono fare. E cominciamo. Ogni volta che si dovesse perdere il contatto, ritroviamolo. E concediamoci anche di fluttuare in maniera libera, concordando silenziosamente il movimento con il nostro compagno, con la nostra compagna.
E ora ci fermiamo. Teniamo ancora i palmi in avanti, a contatto con i palmi del nostro compagno, della nostra compagna. Apriamo gli occhi, ci possiamo anche guardare in volto, tenendo sempre i palmi a contatto gli uni con gli altri. E quindi, giungendo ciascuno di noi le mani in preghiera, possiamo ringraziare il nostro compagno, la nostra compagna, per la danza che abbiamo fatto insieme. E mettere le mani ciascuno di noi sulle sue gambe, chiudere un momento gli occhi, diventare coscienti delle sensazioni che ci sono nel corpo in questo momento, dei pensieri. Che pensieri ci sono, immagini, parole? O anche nessun pensiero. E notiamo se ci sono dentro di noi delle emozioni, provando proprio a riconoscere che emozioni ci sono in questo momento. E prima di aprire gli occhi, proviamo a fare dentro di noi un momento il punto della situazione rispetto a tutto ciò che abbiamo vissuto intimamente durante questa esperienza. Come ci siamo sentiti quando eravamo noi a condurre la danza? Come ci siamo sentiti quando eravamo noi a seguire la guida del nostro compagno, della nostra compagna? Cosa abbiamo riconosciuto, cosa abbiamo sperimentato, vissuto, mentre l'intesa era di danzare insieme, condividendo le scelte riguardo al tipo di movimento e quindi attuando una danza comune in cui non c'era nettamente una persona che guidava e l'altra che seguiva, ma o un'alternanza di ruoli o proprio un concordare silenziosamente il movimento, momento per momento. Cosa abbiamo scoperto durante questa pratica? Quali difficoltà ci sono state? Se ci sono stati aspetti positivi, quali sono stati? E se ci fa piacere, proviamo a condividere quello che abbiamo sperimentato con il nostro compagno, con la nostra compagna.